Buonasera a tutti. Ci scusiamo del ritardo, ma come sempre ci si deve un po' adattare a queste nuove tecnologie. Saluto tutti, vi ringrazio di essere qui. Le democrazie moderne si caratterizzano per prestare poca attenzione ad aspetti come l'uguaglianza reale, la distribuzione delle risorse, l'effettiva partecipazione del popolo alle decisioni politiche. Caratterizzano per prestare. Oggi la democrazia per tutti vuol dire essenzialmente che non ti possono fare niente anche se dici delle cose che possono dispiacere a chi governa o chi ne sa più di te. Per estensione, io non mi devo preoccupare di quanto è vero o di quanto è giusto quello che dico. Posso dire quello che mi pare e la polizia non verrà a bussare domani alla mia porta. Posso proporre verità alternative, protestare, oppormi a ciò che ritengo mi danneggi, ma anche esprimere sospetti, sventare presunti complotti, oppure rivelare ingiustizie, cioè dire ciò che nessuno ha avuto il coraggio di dire, condannare, riabilitare. E per tutto questo possiedo oggi un'arma formidabile che è la rete. Ok? Tutto bene? Non tanto. Va tutto bene o quasi fin tanto che mi occupo di terre piatte, di sirene o di scie chimiche. Va un po' meno bene quando pretendo di negare verità storiche acquisite, magari per compiacere la parte politica per la quale simpatizzo. Ma che cosa succede quando vado ad invadere quella sfera delicatissima che è la salute umana? Perché quella è la sfera che ha a che fare con la malattia, con la sofferenza, il dolore e la morte. Allora lì ciascuno di noi è più vulnerabile che altrove, perché è piegato dalla paura, dal dubbio, dal bisogno di trovare un rimedio alle minacce che lo insidiano. Come associazione in buona salute, che io sono qui a rappresentare, ci siamo più volte ritrovati a camminare in quel terreno minato rappresentato dalla quantità infinita di notizie infondate che popolano la rete. Dall'additivo cancerogeno già messo al bando, il cui uso continua in maniera indisturbata, magari nelle merendine di questa o quella marca, oppure la pericolosità dei vaccini, come di determinate terapie oncologiche, dall'efficacia di costosissimi protocolli terapeutici che per qualche oscuro motivo il servizio sanitario non riconosce, e per finire con gli interessi conclamati, ormai noti, delle ditte farmaceutiche, la cui sete di profitto è fonte delle peggiori nefandezze, al punto di minacciare volutamente la salute e la sopravvivenza dell'intera specie umana. Quindi orientarsi in tutto questo è difficilissimo. La medicina lo fa ancorandosi al metodo scientifico e alla verifica sperimentale, che certo non è infallibile, ma che può trarre elementi di riflessione e di crescita anche e soprattutto dai propri insuccessi. Allora, per questo, pur tra mille difficoltà, l'Associazione in Buona Salute, in collaborazione con la società operaia, che è qui rappresentata dal dottor Mazzaro, ha voluto tener fede agli impegni che si era data, proseguendo il ciclo di incontri programmato. Oggi riparliamo di Covid, ma ne parliamo a partire da come l'informazione affronta il tema, allo scopo di dotarci di strumenti che possano essere utili ad orientarci in quel mare magnum delle notizie da cui siamo in qualche modo sommersi. Abbiamo invitato a parlarne il dottor Alessandro Conte. Dottor Alessandro Conte è specialista di igiene e medicina preventiva, lo ringraziamo veramente caldamente di essere qui, con compiti di direzione negli ospedali di San Daniele Tolmezzo. È anche coordinatore del progetto Dottore ma non ma è vero che, di cui trovate il link l'indirizzo web nella pagina Facebook, scusate, nella locandina, la pagina il sito è appunto www.dottoremaievero che.it, che
che all'interno della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri si prefigge lo scopo di offrire alla popolazione un'informazione accessibile scientificamente, solida e sempre trasparente, cito dal sito stesso. Ringrazio come sempre in primis, l'ho già detto, la società operaia in collaborazione con la quale abbiamo organizzato l'incontro, il Comune di Pordenone, la farmacia Badanai e la ditta Costam per il sostegno che ci hanno dato. E passo direttamente, senza rubare altro tempo, la parola al dottor Conte. Grazie. Grazie mille, presentazione perfetta, potrei dire metà delle cose dopo questa introduzione assolutamente impeccabile. Io non posso che ringraziare tutti voi per l'invito, per la disponibilità e soprattutto per la sensibilità a un argomento così importante. Davvero ho trovato in queste parole introduttive molto di quello che è il senso e la mission del portale Dottore Ma è Vero Che, e direi, senza rubare altro tempo, posso avviare la presentazione così entriamo nel vivo. Io farei così. Scusatemi solo un secondo. Ecco, vedete bene? Date solo. Sì. Bene, perfetto. Allora, io normalmente quando parlo di fake news amo farlo cominciando dalle fake news sulle fake news, perché siamo abituati a pensare che il problema delle fake news sia colpa di internet, quindi colpa dell'uso dei nuovi media, e che quindi di conseguenza sia un problema assolutamente moderno e recentissimo. E siamo anche portati normalmente a credere che caschi nelle fake news il nostro amico che magari è un po' più ignorantello, che ha studiato un po' di meno. E questa è una delle prime vulnerabilità che noi come società abbiamo nei confronti delle notizie false, manipolate o mistificate. Quando parliamo di fake news usiamo un termine che appunto traiamo dall'inglese, che ci dice notizie false. In realtà la tipologia di notizie con le quali interagiamo quotidianamente è una serie di sfumature che appunto va dall'esagerazione alla vera mistificazione, passando per una serie di sfumature di grigi che inevitabilmente come società dobbiamo imparare a riconoscere e gestire. Quindi, per sfatare questo primo mito delle fake news come qualcosa di assolutamente moderno, io mi scuso con magari sono immagini un po' forti, ma chi ha fastidio di distogliere lo sguardo brevemente, è una cosa appunto relativamente breve. Queste sono delle immagini girate nel 1904, e questo è un elefante indiano che si chiama Topsy, e ha la sfortuna di finire nel bel mezzo di quella che era chiamata la guerra delle correnti, la guerra tra Westinghouse ed Edison, per dimostrare quale fosse la corrente elettrica più sicura. Questo interrompo, così anche gli animi più sensibili non provano fastidio, ma di fatto questo elefante, fu confezionato per questo elefante una sorta di sedia elettrica. Eravamo nel parco di Coney Island, per dimostrare da parte degli operai di una certa ditta che la corrente elettrica utilizzata dagli operai di Westinghouse, ovvero la corrente alternata, fosse assolutamente meno sicura e più letale. Su questo tema ovviamente hanno scritto libri, hanno fatto film. Vale la pena di ricordare che adesso nelle prese di corrente di casa nostra troviamo la corrente alternata, che quindi non è così letale e ingestibile come all'epoca volevano farci credere. Di fatto, questo esempio un po' forte è per raccontare che le bufale, le notizie manipolate, sono state e sono ad oggi un filo rosso che attraversa la storia dell'umanità.
ci sono dei casi eclatanti che affondano le radici ancora in un passato molto lontano, come la lettera del presunto governatore della Galilea Gaio Lentulo, che parlava di aver conosciuto, che affermava di aver conosciuto Gesù Cristo e che quindi aveva prodotto un testo che era utilizzato per corroborare la fede cristiana. Stessa cosa si può dire per la famosa donazione di Costantino. Tutti questi scritti o questi documenti sono poi con il tempo risultati dei falsi. Questo è un quadro di Hieronymus Bosch, siamo nel 1494, la datazione non è propriamente precisa perché mentre se l'autore è noto l'appartenenza a una tavola piuttosto che un'altra non è certa, ma questa è la estrazione della pietra della follia. Il ciarlatano, che possiamo individuare perché ha un imbuto sulla testa, sta estraendo la pietra della follia dalla testa di un poverino del villaggio che si è appunto prestato a questo genere di cura miracolosa. Qualche anno più tardi, siamo a metà del 1800, Gaetano Donizetti nell'Esilio d'amore ci raccontava del dottor Dulcamara che offriva le sue bevande miracolose che, come potete vedere da questa diapositiva, aveva degli effetti prodigiosi per ogni genere di patologia e di problematica di salute. In anni leggermente più recenti siamo arrivati ad utilizzare uova di tenia, quindi verme solitario, per usata come pillola dimagrante. E a metà degli anni 50 eravamo ancora convinti che le sigarette, è vero che qui ovviamente c'è stata poi una progressione di quelle che sono le conoscenze scientifiche, ma a posteriori si capisce bene quanto distorta fosse la comunicazione commerciale legata al fumo di sigaretta. Anche per quello che riguarda la guerra fredda, ovviamente non si poteva esimere dall'utilizzo di notizie manipolate. Questo è un documento ufficiale della CIA che parla della cosiddetta Operazione Infection, che fu un atto di disinformazione ad arte condotto dal KGB per convincere l'opinione pubblica mondiale che i primi casi di HIV che venivano riconosciuti nel mondo erano l'espressione di un esperimento americano finito male, che quindi aveva iniziato a contaminare le persone. Troviamo forse qualcosa di simile a quello che abbiamo sentito ai giorni nostri. La mistificazione in ambito di salute ha portato negli anni a distorsioni incredibili. Siamo arrivati, se da una parte l'HIV era stato usato come strumento politico, dall'altra siamo arrivati a negarne l'esistenza per vendere uno yogurt speciale. Siamo arrivati a dire che all'interno di questo yogurt c'era un fattore di crescita particolare e guardate l'elenco di patologie per le quali era indicato l'utilizzo di questo probiotico. Ovviamente, appunto, collegato a questo meccanismo c'era la negazione dell'esistenza dell'HIV. E per arrivare ai giorni nostri, questo è uno dei famosi, non faccio nomi per non fare pubblicità in primis, uno dei famosi braccialetti anti-5G e anti-Covid. Quindi questa breve carrellata, gli esempi avrebbero potuto essere assolutamente molti di più, è per dimostrarvi quanto le notizie mistificate, false, alterate, le bufale, come siamo un po' abituati a chiamarle, abbiano davvero attraversato e attraversino sino ai giorni nostri la nostra storia. Come detto, c'è un filo conduttore e ai giorni nostri questo si traduce in un elemento economico, perché chi produce bufale lo fa perché conviene, con un meccanismo molto semplice. Condividiamo un testo accattivante con un titolo che ci spinge a cliccare su qualcosa, che ci spinge a mettere il mi piace, che al cuoricino, che ci spinge a condividerlo troppo spesso senza particolare spirito critico. Questo genera click che portano generalmente a sistemi di monetizzazione e quindi portano nelle tasche di chi ha generato quel contenuto
molti e molti soldi. Questo è un articolo ormai di qualche anno fa. Un ragazzino di 15 anni raccontava come riuscisse a guadagnare 1.500 euro alla settimana producendo contenuti falsi. Quindi il perché al giorno d'oggi è davvero facile da intuire. Ovviamente anche nei casi più lontani nel tempo, ovvio che c'era un discorso di potere, di consolidamento di alcune posizioni, ma inevitabilmente poi c'era anche sempre un tornaconto di tipo economico nel consolidamento di queste posizioni, ma non voglio banalizzare quello che è appunto la storia passata. Quindi il motivo per cui le bufale affollano la nostra storia è abbastanza chiaro. Ma come mai si sono sedimentate? Come mai continuiamo a crederci? Siamo così evoluti sotto tanti aspetti, ma ancora oggi, o forse ancor più oggi, siamo così vittima di queste manipolazioni. Ebbene, la risposta purtroppo per noi sta nel nostro cervello, che non serve dirlo, è una macchina strepitosa, ma che ha anche i suoi difetti e che in questo caso è parte del problema. Come mai succede questo? Ce l'ha raccontato Daniel Kahneman, che è uno psicologo che è andato a vincere il premio Nobel per l'economia. E l'ha fatto teorizzando questa divisione in un sistema 1 e un sistema 2 del nostro cervello. Come vedete dalla slide, il sistema 1, anche se è scritto in inglese, è più veloce, mentre il sistema 2 è quello che viene dopo, perché spende più tempo e più energie per analizzare gli stimoli che riceve. Perché siamo arrivati a ipotizzare questo e di fatto a verificare l'esistenza di questo? Bene, il nostro cervello è una macchina che si è perfezionata con l'evoluzione e questa evoluzione avviene con la compresenza di decine di migliaia, se non addirittura milioni, di stimoli contemporanei, continuativi, che affollano la nostra testa. Bene, a un certo punto nel decuplicarsi di questi stimoli, il nostro cervello dice: bene, un attimo, devo semplificare. Quindi il sistema 1 diventa quello della risposta immediata su qualcosa che magari è già stato codificato, mentre il sistema 2, più lento ad attivarsi e ovviamente più oneroso in termini energetici da far funzionare, viene risparmiato per attività meno rutinarie. Vi faccio un esempio che spero possa agevolare la comprensione. Vedete questa foto e l'espressione di questa donna evoca in noi immediatamente un pensiero, rabbia, forse un giudizio estetico, ma il nostro cervello, nel momento in cui abbiamo visto la foto, ci ha dato un'informazione di ritorno. Questo è stato il sistema 1 a generarlo. Se invece vi propongo questa moltiplicazione, allora il vostro cervello, a meno che non siate parenti di Stephen Hawking, si ferma un secondo e voi iniziate a fare 12 per 10, 120, quindi un processo per step, o prenderete una penna per fare i conti, e quindi il sistema 2, che di fronte a un qualche cosa che richiede uno sforzo aggiuntivo, entra in gioco ed elabora la risposta. Da un lato la reazione istintiva a un'immagine che non richiede un'elaborazione elevata, mentre dall'altro un calcolo che ci dice: attenzione, sì, cervello, c'è più lavoro da fare. Il nostro sistema 1 entra in gioco in questo caso. Noi vediamo gli spinaci di braccio di ferro e inevitabilmente ricordiamo che sono gli spinaci a renderlo forte. E questa è una storia che attraversa appunto gli anni. Non importa che sia stata generata da un errore, ovvero che in una tavola degli elementi, degli elementi nutrizionali contenuti nelle verdure del 1937 avessero sbagliato a mettere una virgola, attribuendo un contenuto di ferro 10 volte più alto agli spinaci. Non importa che negli anni ci siano state molteplici occasioni in cui è stato detto: guardate che non è vero, gli spinaci non contengono ferro in quella quantità, sono altre le verdure. Ormai si è sedimentata l'idea che sia così e ci sono copiose evidenze scientifiche che
non siamo in grado di resettare questi circuiti di memoria. E poi ammettiamolo, braccio di ferro con in mano dei broccoli, probabilmente da un punto di vista di immagine, di impatto visivo, avrebbe fatto sicuramente meno effetto. Questo per dirvi come anche noi siamo vittime appunto dei meccanismi della memoria e quindi questo ritorno del sistema 1 che ricorda un'informazione che a volte non siamo in grado di rimodificare. Questo lo troviamo anche nella cronaca contemporanea. Qualche anno fa, tra la prima elezione e la seconda elezione di Obama, era circolata una bufala, ovvero il fatto che lui non fosse nato negli Stati Uniti. Ebbene, una bufala ovviamente demistificata, perché altrimenti non sarebbe mai potuto diventare presidente degli Stati Uniti, perché per la Costituzione americana il presidente deve essere nato sul suolo americano. Alla termine del primo mandato chiedono gli americani: ma secondo voi Barack Obama è nato negli Stati Uniti? E qui ci mostrano che i repubblicani al termine di questo percorso, comunque una quota insomma a ridosso del 40%, era ancora convinta che Barack fosse nato altrove, quindi non negli Stati Uniti. E questo ci racconta una storia interessante, ovvero cosa succede in questo caso? Il repubblicano è della fazione politica contraria o opposta a quella di Barack Obama. Di conseguenza è più incline a credere che lui non abbia diritto a stare dove sta e si aggrappa a questa convinzione nonostante questa convinzione sia stata ripetutamente smontata da evidenze. Questa stessa cosa succede con la mamma di tutte le bufale che riguardano l'ambito sanitario, ovvero i vaccini che causano l'autismo. Oltre 20 anni fa, ormai, perché abbiamo da poco passato il ventesimo compleanno di questa pagina infame della storia della scienza, viene pubblicato un articolo che in un momento successivo viene ritrattato, ritirato dalla pubblicazione. Questo perché era falso, questo perché condotto in condizioni di metodologiche assolutamente opinabili. Nonostante questo, le conclusioni contenute all'interno di questo articolo, a distanza di anni, continuano ad imperversare in determinati ambiti e ad alimentare la convinzione che i vaccini causino l'autismo, una correlazione mai dimostrata. Perché succede questo? Abbiamo detto una parte, questo meccanismo di appunto automatismi che insistono sul nostro cervello, ci sono poi dei meccanismi quasi di difesa che adotta il nostro cervello. Ci sono appunto declinati in vari modi, il ragionamento motivato, quindi noi andiamo a selezionare le informazioni che vanno d'accordo con quello che già pensiamo, oppure l'assimilazione faziosa, ovvero è stato dimostrato che quando ci portano prove dell'evidenza contraria a quello che noi pensiamo, questo anziché crearci un dubbio sulle nostre convinzioni, non fanno altro che consolidare la nostra, appunto, il nostro pensiero. Tutto questo è profondamente umano, perché noi siamo fondamentalmente legati alle nostre radici culturali, anche quando non sono propriamente corrette e perfette. E quindi è estremamente difficile per noi riformulare dei giudizi, ci fanno un po' mancare la terra sotto i piedi. E questo che cosa comporta quando interagiamo con informazioni e contenuti online, come anche sui giornali? Di fatto si realizza quello che tanti chiamano il pregiudizio di conferma, lo trovate in inglese definito come confirmation bias. Abbiamo una certa convinzione su un argomento? Bene, andremo a selezionare, verosimilmente senza neanche rendercene conto, solo quelle informazioni che vanno d'accordo con quello che già pensiamo. E questo non farà altro che consolidare un'interpretazione di fatto parziale della realtà che ci circonda o del particolare argomento che stiamo esaminando, rinforzando quelle convinzioni e quindi alimentando in un loop infinito questo nostro chiudere gli occhi al mondo e guardare solo quello di cui già siamo convinti.
Questo è uno degli elementi più importanti e determinanti che riguardano la polarizzazione, soprattutto nei gruppi sui social media, in cui di fatto è una cosa che studia Walter Quattrociocchi, che è una persona, è un ricercatore molto bravo su questi temi, delle cosiddette camere dell'eco, ovvero chi è vittima del suo confirmation bias sui social media si trova a parlare solo con quelli che la pensano come lui, solo con quelli che non mettono in discussione ciò di cui è convinto e che quindi non fanno altro che alimentare le sue convinzioni. E questo crea una narrativa sempre più distante, cioè il fondamentalista della scienza e il fondamentalista del complotto. E di fatto si creano gruppi contrapposti tra i quali non può esserci più uno scambio produttivo di informazioni. Ci sono poi, per continuare brevemente appunto nella narrazione sulle trappole del nostro cervello, gli errori di memoria. Allora l'OMS ci racconta che i vaccini sono sicuri ed efficaci, il sito piratesco ci racconta che invece, appunto, come ho detto, causano l'autismo. A distanza di qualche tempo, e questo purtroppo è dimostrato scientificamente, va a finire che il sito dell'OMS nella nostra testa ci ha raccontato che i vaccini causano l'autismo. Questo perché ovviamente c'è la tendenza, il sito dell'OMS o l'OMS in quanto ente lo sentiamo nominare spesso, se ci siamo allineati con un certo tipo di credo andremo ad attribuirgli quella credibilità legata all'istituzione più elevata dell'ambito sanitario. Ecco, questo è un tema estremamente attuale perché ovviamente riguarda ancora una volta il discorso vaccinale. Allora, inevitabilmente l'uomo è portato ad accettare il rischio correlato al nostro non fare piuttosto che il rischio collegato a un'azione decisa e attuata. Capite bene quanto calzante sia nel caso dei vaccini questa cosa e quanto questa narrativa ritorni nella spiegazione di certe scelte di chi è riluttante nei confronti dei vaccini. No, non vaccino mio figlio, mi affido a una volontà superiore, mi affido al destino, mi affido alla provvidenza, perché non accetto che il fatto di vaccinare, quindi di assumere una microscopica responsabilità nei confronti di quel rischio, appunto questo io non lo voglio fare, mentre il rischio del non fare è ovviamente sproporzionato, ma molto maggiore, ma in maniera neanche comparabile. E questo appunto è stato confermato da alcuni esperimenti in ambito sociale e quindi questa cosa qui adesso la ritrovate, la potete vedere anche in alcuni editoriali pubblicati in questi giorni, perché assolutamente calzante con quello che è purtroppo accaduto con il caso AstraZeneca. Noi siamo più portati ad accettare qualche cosa di estremamente piccolo come rischio, cioè, o meglio a rifuggere qualcosa di estremamente piccolo come la reazione avversa da vaccini, piuttosto che qualche cosa di ignoto. E tendiamo appunto a sottostimare ciò che è più frequente e a sovrastimare quello che in realtà è più raro. E, ripeto, il caso di AstraZeneca è assolutamente esemplare. Abbiamo da un lato le complicanze, i decessi legati alla malattia, al Covid, che sono purtroppo costantemente sotto gli occhi di tutti, che sono assolutamente conclamati per determinate fasce di età, e invece abbiamo avuto una reazione, ripeto, stiamo parlando di ciò che fa parte del nostro modo di approcciare, quindi non sto dando un giudizio di merito, sto dicendo che fisiologicamente ci comportiamo in questo modo nei confronti di determinate informazioni. Allora, si verificano 45 reazioni avverse su 17 milioni di dosi inoculate e noi non ci vogliamo più vaccinare con quel vaccino. Questo, ripeto, è stato a più riprese dimostrato proprio in esperimenti di tipo sociologico, inevitabilmente noi non siamo capaci di
razionalizzare questi, capire la proporzione tra questi effetti. E appunto questa è una breve descrizione che ovviamente ritorna a descrivere quello che è stato appunto il nostro approccio con il vaccino in questi giorni. Ovviamente non è tutta colpa del nostro cervello, perché se no gli diamo troppe responsabilità. Viviamo, come è stato detto nell'ottima introduzione, in un contesto fatto di disintermediazione, quindi siamo ovviamente noi i produttori in alcuni casi di notizie o i procacciatori delle informazioni sulle quali, sulla base delle quali facciamo determinate scelte. E poi inevitabilmente c'è un ruolo fondamentale dei media. Allora, prima vi ho descritto il meccanismo che rende remunerativo e vantaggioso produrre bufale e diffonderle. Inevitabilmente questo tipo di meccanismo ha plasmato anche il modo di fare notizia e ha stravolto il mondo del giornalismo imponendogli regole nuove. Il primo che arriva è quello che avrà visualizzazioni, quindi c'è la corsa alla notizia. E inevitabilmente questo non può che comportare in alcuni casi l'inesattezza. C'è il meccanismo alimentato dagli algoritmi che prima vi ho citato della caccia, della ricerca al click, perché il click che porta l'utente sulla mia pagina dove ci sono gli sponsor rende quell'articolo remunerativo, rende per la testata giornalistica che non sta più vendendo i quotidiani cartacei, rende ovviamente la possibilità di pagare i propri giornalisti, pagare le bollette, eccetera, eccetera. Quindi inevitabilmente un aspetto di nuovo economico. E poi quello che vediamo sui media tradizionali è uno sbilanciamento per quello che riguarda le competenze, ovvero questa mantra dell'uno vale uno. Abbiamo visto troppe volte gli esperti doversi confrontare con chi fondamentalmente non avrebbe dovuto avere voce in capitolo. Io non sono per la scienza che non è democratica, è un concetto non giusto, però la scienza ha le sue regole, che sono quelle dei numeri, e ha diritto di parlare chi dimostra quello che dice con i numeri. Non deve trovare spazio in questa narrativa l'aneddotica. Ah no, io non conosco nessuno che è stato male con il Covid, e quante volte vediamo questo genere di affermazioni. Quindi questi sono elementi che dobbiamo essere in grado di controllare e gestire anche nell'ambito, non sto parlando di censura, ma controllare e gestire come cittadino che interagisce e che ascolta un dibattito in cui da una parte c'è il DJ che racconta la sua verità sui vaccini e dall'altra c'è il virologo, l'immunologo, lo scienziato che sui vaccini ha costruito una carriera e una credibilità. Ripeto, non è classismo, non è volersi porre in maniera antidemocratica nei confronti di questa comunicazione, ma il metodo scientifico è fatto di prove ripetibili. Chi non ha dalla sua prove ripetibili che dimostrino la validità di quello che afferma non può parlare nello stesso contesto di chi appunto racconta la storia del vicino di casa. Questo, insomma, per me è un concetto fondamentale nell'approccio alla questione. Un altro problema dei nostri media è il sensazionalismo. Cosa vuol dire? La scienza ha i suoi tempi, e questo lo stiamo vedendo anche in questi giorni per quello che riguarda la comparsa delle nuove cure. Allora, in troppi casi la traduzione di un qualche cosa di scientifico, adesso vi faccio un esempio, questo è di un paio di anni fa, esperimento su una popolazione di topi che potrebbe avere un'applicazione nella cura del Parkinson. Ebbene, la settimana dopo sul giornale esce possibile bloccare il Parkinson. Allora, tra il punto A e il punto B ci sono 10 anni di attesa.
Ci sono 10 anni di test, di valutazioni, di verifiche. Cosa succede quando noi alla popolazione raccontiamo che è possibile bloccare il Parkinson, lo indicano i test sulle cellule? Che la settimana dopo un paziente con la, anzi il figlio di una signora col Parkinson, si presenterà in ambulatorio chiedendo la prescrizione di quel farmaco e perdendo fiducia nel sistema, perché quel farmaco in realtà non c'è, non esiste e non esisterà prima di anni. Quindi un altro meccanismo che fa molto male alla comunicazione scientifica è appunto questo ricorrere a titoloni, ok? E li ritroviamo spiegati in quello che dicevamo prima. È il titolone che genera il click e quindi genera un ritorno. E troppo spesso, io ho fatto corsi con i giornalisti, loro si lamentano quanto me, dicono non li scriviamo noi i titoli. Purtroppo a volte dobbiamo essere in grado, quindi noi utenti finali, di interpretare questi titoli, perché sotto il contenuto ci racconta un'altra storia. E infine vi racconto questo piccolo aspetto, perché poi ovviamente i media tradizionali sono anche la televisione, il cinema. Ebbene, negli Stati Uniti hanno codificato un cosiddetto CSI effect, ovvero una perdita di fiducia da parte del pubblico, da parte dei cittadini, nei confronti delle indagini condotte dalla polizia scientifica, perché mentre nella serie televisiva tutto andava per il verso giusto, trovavamo l'assassino con il cane molecolare che lo sentiva a distanza di chilometri, una goccia microscopica, riuscivamo a risalire al responsabile di un crimine. Ovviamente nella realtà questo è molto più complesso, la percentuale di crimini irrisolti è inevitabilmente maggiore. Ebbene, la distanza tra il vissuto televisivo e quello della realtà ha fatto sì che nella realtà la gente perdesse fiducia nei confronti della scienza forense. E quindi rendetevi conto di quanto poi sia complessa e multifattoriale questo aspetto di trasporto umano nei confronti di quelle che sono le informazioni. In Italia com'è la situazione? Beh, lo avrete vissuto tutti quanti, a cercare informazioni sulla salute sono tante le persone e arrivano addirittura, considerando chi lo fa saltuariamente, a 7 italiani su 10, e la cosa che deve spaventarci è che il 50% di loro hanno prestato e hanno dato fiducia ad informazioni poi risultate false. Se fate una proiezione di questi numeri su quanti siamo, capite bene l'impatto di questa cosa. Non a caso, il 20% delle fake news circolanti sul web riguardano tematiche di carattere scientifico. Adesso, il più scettico di voi magari starà pensando, sì, che male può fare? Purtroppo il male che le fake news in ambito di salute fanno è tanto. Significa distogliere le persone da cure certe, significa distogliere le persone da interventi di salute pubblica la cui validità è assolutamente sicura e certa, significa farli cadere nelle mani di stregoni, perdonatemi il termine, che utilizzano approcci con nessuna validazione scientifica, in cui troppo spesso l'esito è, in termini di perdita di salute, e sono generico, della persona che ha dato questa fiducia. In alcuni casi, lo vedete, c'è stato il decesso. In tantissimi casi si buttano via soldi che purtroppo poi non possono essere utilizzati per avere una dieta equilibrata, varia, bilanciata, per dare un'istruzione ai propri figli, soldi che senza essere materialisti hanno comunque un valore, un peso nella nostra società e che vengono distolti per cose che invece non hanno nessun valore, non producono nessun effetto positivo sulla salute delle persone. Questo è quello che succede normalmente. Ma cosa succede quando le fake news si intrecciano con il nemico che tutti stiamo affrontando, con un nemico che, volenti o nolenti, ha stravolto, sconvolto le nostre vite da un anno a questa parte?
se fanno male normalmente, bene, questi sono gli effetti delle fake news quando ci si mette di mezzo anche una pandemia. Questi sono tralicci del 5G dati alle fiamme, siamo in Inghilterra. Queste sono le ustioni sulle zampe di un cagnolino, le cui zampe sono state lavate con l'ipoclorito per appunto la paura infondata che le zampe del cane potessero portare dentro casa il coronavirus, e questo è il centro antiveleni di New York che ci dice: abbiamo ricevuto tante telefonate, tante chiamate, tanti interventi dopo che il nostro presidente ha fatto quella, chiamiamola, infelice battuta sull'utilizzo dei disinfettanti endovena per contrastare il coronavirus. E non finisce qui, perché poi non sono solo gli americani. In Belgio c'è stato ci sono stati molteplici episodi simili a questi, legati allo sciacquo con la candeggina del caporale. E ovviamente, come vi ho citato, l'esempio delle antenne del 5G. Ci sono i casi di aggressioni asiatici, perché ovviamente in una prima fase c'è stato questa sorta di stigma sociale, che ovviamente il virus era il virus cinese. Anche in Italia è avvenuto, ci sono stati degli episodi di questo tipo, quindi le fake news anche e soprattutto in un contesto particolare come questo riescono a produrre danni tangibili alla salute. Non a caso l'Organizzazione Mondiale per la Salute ci dice, ha coniato questo termine di infodemia, e ci dice: troppe informazioni false, fuorvianti, che hanno affollato gli ambienti digitali, ma anche quelli fisici, perché le abbiamo trovate anche sui giornali, e quali sono a livello generale gli effetti? Di creare confusione. Creare confusione nuoce alla salute, e abbiamo visto come, ma soprattutto la capacità di portare sfiducia nei confronti delle autorità sanitarie, e in definitiva indebolendo tutte quelle strategie di contenimento del contagio, minando la fiducia delle persone nei confronti dell'uso delle mascherine, del vaccino, prolungando lo stato pandemico, proprio rendendo più critici e più duraturi i singoli focolai, perché ovviamente i comportamenti non si allineano a quelle che sono le prescrizioni. Io penso che purtroppo la nostra regione in questo caso sia esemplare. Leggo sotto i commenti dei quotidiani: siamo stanchi, siamo stufi, e lo capisco, anch'io sto vivendo un momento molto, molto faticoso. Penso tutti quanti noi, e tutti quanti stiamo facendo dei sacrifici, ma quando andiamo a fare i tracciamenti, risaliamo alla cena di Selvaggina con 30 persone, o alla festa di Carnevale con tutti senza mascherina, allora oggi noi stiamo pagando tutti quanti collettivamente il prezzo di questi comportamenti. E questi comportamenti sono anche figli, no? Sono figli anche di un certo menefreghismo, ovviamente, innegabile, però sono anche figli della disinformazione, di questo alimentare sfiducia e minare le azioni di salute pubblica. Questo è infodemia. Ne abbiamo sentite di ogni colore, di ogni forma, e adesso entriamo un pochino nel merito su quelli che sono appunto i temi più prettamente legati al coronavirus. Ma voglio fare insieme a voi un'ulteriore riflessione. Ecco, questo è una bellissima slide che è appunto prodotta da Agicom, che è l'autorità per le comunicazioni. Vedete un po' le prime fasi dell'arrivo del virus in Italia. Allora, vedete, il 30 gennaio sono i primi casi confermati, la coppia di Roma di provenienza dalla Cina. Quello che vorrei che osservaste è la enormità di informazioni che dal 21 febbraio, ovvero i primi casi in Veneto e Lombardia, autoctoni, iniziano a circolare sul tema coronavirus, la linea verde sul grafico, e la quantità di disinformazione rispetto all'informazione che è circolata sul tema coronavirus nelle varie fasi e con il progredire del tempo. E c'è un altro ragionamento da fare.
mano a mano che aumentano i casi, la disinformazione tende a calare. E questo perché dietro a tutti i meccanismi che sono appunto legati alla nostra, al nostro cadere vittima delle fake news, c'è anche ovviamente la paura. Allora, quanto più il nemico è distante, tanto maggiore è la paura. Poi si entra in una fase di elaborazione della strategia e guardate come queste due curve si invertono, i contagi salgono. Noi entriamo in una fase assolutamente critica della nostra storia come paese, ma nel frattempo le informazioni e le disinformazioni iniziano a calare perché abbiamo un pochino preso le misure con questo nemico. E questo è un altro aspetto molto, diciamo, umano dell'approcciarsi all'informazione. E parlare di disinformazione sul Covid significa veramente entrare in uno scenario vastissimo, perché in questo singolo anno di informazioni mistificate, finte, di prodotti senza alcun valore, ne sono circolate a centinaia, come avete visto dal grafico precedente. Alcune avete visto anche aver prodotto degli effetti sulla salute degli uomini come degli animali. E inevitabilmente, appunto, lo scenario è ricchissimo. Passiamo dal 5G, che ovviamente non ha nessuna correlazione con l'epidemia in corso, all'aglio con delle proprietà miracolose nei confronti appunto del coronavirus, le teorie del complotto, quindi Bill Gates aveva previsto tutto, il laboratorio canadese, poi il laboratorio cinese, poi le terapie miracolose. Ecco, un altro elemento su cui è utile soffermarsi è proprio questo. Le terapie. Allora, qual è l'effetto della corsa alla terapia miracolosa, quindi della nostra suscettibilità a certi messaggi? Penso al video dal Giappone che promuoveva un certo farmaco antivirale. Una settimana dopo ci sono stati in Veneto, ad esempio, chi ha detto no, anche noi dobbiamo avere quel farmaco che funziona così bene, e i gruppi sui social a dire no, anche noi vogliamo quel farmaco che funziona così bene. Pensate a quanta energia e troppo spesso quanti soldi destinabili ad altro per la salute pubblica, non sto parlando di soldi che qualcuno poi si mette in tasca e li risparmia, sto parlando di sforzi da destinare a ricerca seria per individuare la molecola più capace di produrre un effetto tangibile nel prevenire o nel curare l'infezione da SARS-CoV-2, bene, tanto spesso, troppo spesso, queste energie e questi fondi sono stati distolti, trainati altrove, verso appunto cose che di fatto dal punto di vista scientifico non avevano nessun effetto dimostrato. E penso ad esempio ad alcune di quelle che sono le cosiddette cure domiciliari, su cui ancora oggi si continua a dibattere, ma ancora ad oggi è bene dirlo in questo contesto, visto che insomma, una delle società che promuove questo incontro è In Buona Salute. Bene, ancora oggi l'utilizzo dell'idrossiclorochina non ha un substrato scientifico valido da dire sì, questa cosa la utilizziamo perché fa bene. Quindi capite quanto a volte la disinformazione sia riuscita a plasmare alcune scelte anche a livello istituzionale. Questo ovviamente è spero uno spunto di riflessione molto importante. Come vedete, appunto, le bufale sul Covid-19 sono tantissime, e poi io magari penso che se c'è uno spazio dedicato alle domande possiamo interagire su quelle che possono aver solleticato di più la vostra curiosità. Mi avvierei a concludere questa parte rimandandovi, se ne avete voglia, a quello che è lo strumento per difendersi dalla disinformazione sui social media, su internet in generale, e al giorno d'oggi anche in realtà nell'interpretare un articolo di stampa scritto con tutti i crismi, ma appunto per capire cosa ci sta raccontando. Allora,
In generale ci sono un po' di elementi, io vi rimando a una sezione del sito dottoremeverocche.it dedicata alla navigazione consapevole, dove potete scaricare questa checklist che un po' vi aiuta ad attribuire un punteggio a quello che vi trovate davanti. Quindi è veramente il fai da te della navigazione e vi permette da soli, quindi senza che dall'alto qualcuno vi dica no, questo non va bene o sì, questo dice la verità, ma a ritrovare, ad addestrarvi, ad individuare quelli che sono gli elementi che un po' distinguono la notizia affidabile da quella meno affidabile, quella magari costruita con l'intento di farvi generare un click, ma dietro il click poi non troviamo le promesse rispettate. L'ultima scheda che noi abbiamo pubblicato sul portale Dottore Mevero Che riguarda appunto la qualità degli studi scientifici, perché ovviamente nessuno pretende che tutti i cittadini siano in grado di leggere uno studio scientifico, cosa che non è sempre scontata nemmeno per i medici, anzi, ma ovviamente di iniziare ad avere un po' di sensibilità su alcuni elementi e così capire anche quando leggiamo un articolo di giornale la differenza tra il trial clinico e lo studio in cui sono stati osservati 5 pazienti dalle cartelle cliniche 10 anni dopo. Quindi strumenti utili a tutti per muoversi in questa giungla incredibile che abbiamo visto, quella della disinformazione è un elemento che ha attraversato la nostra storia. Ovviamente adesso è un po' più complicato, tutti abbiamo a che fare quotidianamente con centinaia di stimoli di informazione, distinguere quella che è di informazione di buona qualità diventa una abilità utile a mantenerci in buona salute. E mi avvierei quindi a concludere lasciando spazio a eventuali vostre domande. E abbiamo avuto purtroppo una serie di problemi di connessione che abbiamo cercato di risolvere in corso d'opera, però penso che ci siano stati anche problemi di riconnessione e io non sono riuscita, forse un problema di rete, non sono riuscita ad accedere a eventuali domande. Però so che il dottor Mazzaro aveva qualcosa, aveva già raccolto qualcosa. Certo. Allora, intanto io ringrazio il dottor Conte per la partecipazione, anche a nome della Presidente della Società Operaia, che non può essere presente questa sera. Passiamo alle domande. Allora, in questi giorni sto ricevendo, noi medici stiamo ricevendo tantissime telefonate, da paziente ma anche da amici, su fare o non fare il vaccino tipo AstraZeneca, sulla sicurezza e l'efficacia delle vaccinazioni. Quindi la domanda è proprio questa: se ci dici qualcosa di più preciso sulla sicurezza e l'efficacia appunto delle vaccinazioni oggi, alla luce degli ultimi avvenimenti, mi riferisco agli episodi di trombosi avvenuti in alcuni pazienti dopo la vaccinazione anti-Covid-19. E a questo, scusa, collego un'altra domanda che mi è stata suggerita da alcuni amici. In alcuni paesi, come gli Stati Uniti d'America e in Inghilterra, non ci sono polemiche. Non ci sono le polemiche che ci sono da noi sui vaccini. Ci sarà anche lì qualche paziente che dopo la vaccinazione si ammala e muore. Mi risulta che fanno gli accertamenti tranquillamente senza fermare le vaccinazioni. Si dirà che l'Europa ha un sistema di farmacovigilanza che funziona, ma questo fatto può giustificare tutte le polemiche che ci sono da noi in Italia? Grazie. Io vorrei proprio velocemente riconnettermi a quello che diceva il dottor Mazzaro, perché ho avuto due input anch'io. Uno è quello che chiede se ci sono eventuali
eventuali pericoli derivanti da questi vaccini, perché sta circolando in qualche modo questa notizia che vuole che ci siano dei pericoli per i nascituri, cioè perché, per un futuro appunto, e quindi delle ricadute a livello genetico. L'altro è quello se ci sono delle reali differenze anche nella sintomatologia conseguente alle inoculazioni di vaccino dei tre vaccini che stanno girando adesso, perché un'altra voce che circola è quella che gli effetti collaterali e quindi il malessere conseguente alle inoculazioni appunto del vaccino AstraZeneca siano superiori rispetto a quelle degli altri vaccini. Cioè si sta più male in sostanza. Questo circola un po' tra gli insegnanti che sono quelli destinati all'AstraZeneca. Quindi giustamente il dottor Mazzaro le ha già chiesto la domanda che adesso un po' tutti si fanno, ma c'è anche questa collegata, insomma, un po' meno problematica della prima, però. E già comunque ne ha parlato in maniera anche abbastanza efficace, piuttosto efficace nel corso della sua relazione. Grazie. Allora, io per rispondere alla domanda in generale sull'approccio da tenere al vaccino AstraZeneca non posso che non riprendere e sposare quella che è la conclusione dell'ente europeo di controllo, dell'EMA, che ci dice: ricominciamo a fare AstraZeneca perché i rischi non verificati, o meglio attualmente non direttamente correlati all'inoculazione del vaccino, sono comunque infinitesimamente piccoli rispetto all'enorme protezione che questo vaccino ci dà. Ricordiamo che qualsiasi vaccino attualmente in utilizzo, quindi Pfizer, Moderna, AstraZeneca, non è ancora arrivato Johnson & Johnson, in altri paesi abbiamo lo Sputnik piuttosto che il Novavax, va bene. Tutti questi vaccini stanno dimostrando ottime performance nel evitare le forme gravi della malattia. Le forme gravi della malattia sono il motivo per cui in questo momento non siamo in un auditorium a parlare e guardarci negli occhi, perché usciamo di casa con delle mascherine, eccetera, 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 perché la nostra vita è cambiata da un anno. Quindi quello che è lo stress sul sistema sanitario regionale, nazionale, europeo, è proprio il fatto che abbiamo saturato gli ospedali di persone che stanno male. Questa terza ondata purtroppo ci sta mostrando pazienti relativamente giovani, perché purtroppo alcuni sono miei coetanei, che hanno necessità di cure intensive. Quindi dire questo vaccino nel 99%, 100% dei casi, perché in alcune statistiche siamo arrivati a questi numeri, ti impedisce di finire in una terapia intensiva, penso che sia un'enormità. Penso che sia qualcosa veramente di strepitoso per i tempi con cui è stato raggiunto, ed effettivamente sta già cambiando l'andamento di questa malattia. Stiamo vedendo meno operatori sanitari che sono stati i primi vaccinati, sono stati vaccinati con Pfizer, però facciamo un ragionamento generale. Stiamo vedendo meno over 80 ammalarsi, quindi stiamo vedendo l'effetto netto di questo vaccino in una terza ondata che almeno per noi, per la nostra regione, al momento è assolutamente drammatica. Allora, AstraZeneca, ripeto, io non posso che sposare quella che è la posizione dell'EMA. Quello che ci dà è enorme rispetto a un rischio che è ancora tutto da verificare. Poi, in riferimento alla qualità della farmacovigilanza nei nostri paesi, non deve essere una preoccupazione. In Europa i controlli sul farmaco sono fatti, sugli eventuali effetti collaterali sono fatti in maniera impeccabile, e quindi per quello che si arriva a certe situazioni, perché si riconducono le segnalazioni alla somministrazione
e si arriva a esaminare eventuali correlazioni. Quello che non va bene è l'approccio dei media a questa questione, perché arrivare a leggere un titolo di giornale investita dall'autobus era appena uscita dal vaccino, voi capite che è una distorsione culturale inaccettabile, perché a quel punto la notizia non è l'investimento, è la correlazione temporale col vaccino, anche che non c'entra niente, ma di nuovo torniamo in quel meccanismo di vaccino, in questo momento è una parola che da sola è in grado di fare da collettore per far camminare quella notizia. Quindi il problema non è indagare la correlazione, approfondire e giudicare se è sicuro o meno. Il problema è, ripeto, questa distorsione dell'argomento vaccino. Effetti collaterali. Allora, tutti questi vaccini hanno dimostrato di essere per alcuni soggetti un po' impegnativi dal punto di vista sistemico, e ci sono sì delle differenze. Ci sono delle differenze nella misura in cui, ad esempio, Pfizer ha una quantità di capside lipidico in cui è contenuto l'RNA messaggero del vaccino Pfizer, è più piccolo di quello del vaccino di Moderna, e in parte questo capside lipidico ha la capacità di evocare la nostra risposta, e quindi il sito di inoculo farà più male e eventualmente avremo una reazione sistemica più pronunciata. Per contro, il vaccino Pfizer dobbiamo conservarlo, come sappiamo, con i super frighi, perché questo capside è più piccolo e quindi in realtà c'è anche più rischio che il materiale genetico contenuto al suo interno possa deperirsi. Dall'altro, Moderna, che ha un capside più grande, si conserva in condizioni di maggiore facilità e quindi può raggiungere zone dove avere il frigo da meno 70 a disposizione magari non è scontato. Quindi bisogna anche comunque valutare questi elementi nel loro complesso. AstraZeneca ovviamente usa un altro sistema, perché sappiamo che è un adenovirus all'interno del quale c'è il codice genetico del coronavirus. Pare che le reazioni sistemiche comunque siano contenute, insomma la reazione simile influenzale, diciamo, quindi francamente non ci sono disastrose differenze per dire no, voglio assolutamente uno, voglio assolutamente l'altro. Io penso che in questo momento quello che dobbiamo avere proprio davanti agli occhi è che ci protegge dalla malattia, ci protegge dalle forme gravi della malattia, e quindi sono gli strumenti, a prescindere dalla marca, dal brand, i vaccini contro coronavirus sono sicuri ed efficaci e ci porteranno, voglio essere proattivo e ottimista, in un tempo ragionevolmente breve fuori da qualche cosa che comunque ha stravolto le nostre vite. Sì, a me venivano due osservazioni rispetto a quello che diceva prima, intanto di come queste vere e proprie truffe riescano a infiltrarsi anche nel sistema sanitario. Mi è venuta in mente la truffa di Stamina, che come sia riuscita a varcare, insomma, questa rete di protezione che dovrebbe, perché sospinta appunto da una opinione pubblica, senza contare, insomma, quello che è successo per la famosa cura di Bella, che continua imperterrita ogni tanto a riaffiorare, no? Nei giornali, eccetera. Assolutamente. Poi, a proposito di quello che diceva, il collegamento che viene istintivo nel momento in cui il titolo di giornale, e ce ne sarebbero decine di esempi che riguardano anche l'immigrazione, eccetera. E non a caso Mussolini, che la sapeva lunga su queste cose, con le sue veline vietava che si nominasse il porticciolo dedicato al fratello Arnaldo in relazione, quindi Mussolini, in relazione a un incidente che era avvenuto, una macchina che era caduta. Ecco, quindi lui la sapeva, aveva capito molto bene questa relazione e la sfruttava a suo vantaggio. Assolutamente. Le scelte... Noi non possiamo negare un ruolo dell'istituzione sanitaria a livello nazionale, poi via via in tutti gli step, che è una
relativa, voglio essere buonino, capacità di comunicare. La comunicazione istituzionale italiana in ambito sanitario è un qualche cosa in cui ancora dobbiamo fare tanta tanta strada. Penso che proprio sul tema vaccini sia segnata una distanza enorme tra noi, con un comunicato di poche righe in cui di fatto si diceva molto molto poco, dice abbiamo fermato, vedremo. Un comunicato che peraltro rimane inaccessibile per molte ore perché il sito dell'AIFA rimane indisponibile offline per molte ore perché non è in grado di sostenere tutte le richieste che riceve, e d'altro canto la Germania, non voglio fare l'esterofilo ad ogni costo, però la Germania che fa un documento comprensibile non per tecnici ma per il cittadino medio, che legge come mai abbiamo fatto questa scelta, perché abbiamo riscontrato in una popolazione con queste caratteristiche un evento leggermente superiore a quello atteso di questi eventi. C'è una comunicazione trasparente, accessibile, che ha trovato queste definizioni prima nella nostra mission come sito. Ma questo appunto significa ingaggiare il cittadino, quando parliamo di scelte di salute, scelte in ambito medico, ingaggiare il paziente, averlo al proprio fianco, non uno davanti e uno dietro, e camminare insieme. Questo significa fare comunicazione in ambito di salute, metterci la faccia ed essere trasparenti, piuttosto che nascondersi, trincerarsi dietro poche righe asettiche, vogliamo definirle asettiche, va bene, che però non aggiungono niente. E non aggiungendo niente, che cosa fanno? Qual è il grande errore? È che lasciano spazio non solo alle interpretazioni, non solo alle teorie del complotto, ma alle ricerche autonome che vanno e divagano, che finiscono magari nel gruppo dei complottisti su Facebook piuttosto che nei convinti antivax dall'altra parte. Quindi un esempio che ho fatto spesso riguardo alla comunicazione medico-paziente: il primo posto dove contrastiamo le bufale è laboratorio. Nel momento in cui parliamo col paziente, ci dice: ma dottore, io ho un po' di perplessità su questa cosa. Se il nostro approccio a queste tematiche, no, io di queste cose, guarda, la terapia con l'argilla non sta neanche a dirmi perché sono, noi lo perdiamo, lo allontaniamo, alziamo un muro. Noi non dobbiamo riconoscere il valore della terapia con l'argilla, dobbiamo essere capaci di spiegare che quel valore non c'è. Ma non è rifiutando il confronto, rifiutando il dialogo, non è trincerandosi dietro tre righe striminzite che noi abbiamo convinto la nostra popolazione, i nostri concittadini, che il vaccino è sicuro ed efficace, e lo stiamo verificando. Quindi l'invito alla trasparenza è fondamentale. C'è una vignetta che è uscita su Repubblica ormai nel 2009, l'anno dell'H1N1, in cui l'allora ministro Fazio veniva tratteggiato come un'alternanza quasi schizofrenica, no? È o semplice influenza, no, finiremo tutti in ambulanza, no, basta. Allora, questi messaggi convulsi non fanno altro che generare preoccupazione nella popolazione, ed è un qualche cosa a cui dovremmo prestare sicuramente più attenzione a tutti i livelli, perché ripeto, è un qualche cosa che nasce dall'ambulatorio, nasce dal confronto diretto con il paziente e arriva via via su, oppure discende nel senso opposto. È un qualche cosa che dovrebbe plasmare il nostro modo di fare comunicazione. Posso fare una domanda ancora sui vaccini? A che punto siamo in regione con la vaccinazione? E per quanto riguarda invece l'epidemia, siamo al picco oppure dobbiamo ancora raggiungere il picco di questa terza ondata in regione? Ecco. Mi fai domande facili tu, Cesare. Allora, con le vaccinazioni bene, nel senso che siamo comunque tra le prime 5 regioni, se non erro, per quello che riguarda il numero di dosi somministrate in proporzione a quelle che sono state consegnate. Negli ultimi giorni sono state, ieri ad esempio a Tolmezzo è stata fatta una seduta, si chiamano verticale, quindi in batteria, in cui sono stati vaccinati circa 1000 over 80.
In questo momento si stanno attivando sui distretti le vaccinazioni domiciliari per tutta quella fascia di popolazione che non è nelle condizioni di muoversi verso i poli vaccinali. Penso che il prossimo step sia la fascia di età 75-79, quindi direi bene, indubbiamente è stato fatto e si sta facendo un ottimo lavoro con un enorme impegno di risorse di ogni tipo, dai volontari della protezione civile che gestiscono questi flussi ai professionisti che magari in alcuni casi hanno dato la disponibilità oltre l'orario di lavoro per fare appunto da supporto alla campagna vaccinale. Quindi sì, sicuramente bene. Per quello che riguarda la parte epidemiologica, allora teoricamente dovremmo essere vicini al picco, quindi essere lì per appena dopo il prossimo weekend era stimato che fosse il picco, quindi insomma sì, con la metà della prossima settimana. C'è però un tema che non può essere ignorato ed è il fatto che in questo momento è satura la capacità di tamponare e la capacità di quindi individuare nuovi positivi. Il che significa che questa iniziale flessione, l'abbiamo visto oggi, i casi in regione sono leggermente minori di quelli di ieri, può trarci in inganno, dire sta andando bene, in realtà in questo momento ogni elemento del sistema è in fortissima sofferenza, dalle degenze intensive, scendendo sino appunto all'individuazione dei positivi, la capacità di risposta del sistema è oltre il 100%. Quindi da questo ovviamente può derivare un dato in minima parte falsato, perché dici, oggi meno di ieri stiamo iniziando a scendere. No, non siamo stati capaci di tamponarli tutti, non siamo stati nelle condizioni, perché le risorse impegnate per vaccinare, per tracciare, per tamponare sono inevitabilmente risorse finite, quindi non è una attività aumentabile all'infinito. Allora, io mi devo fare portavoce di numerosi ringraziamenti che mi arrivano sia via WhatsApp e per altri canali, che si è riattivato da poco, perché era partita la connessione anche per WhatsApp. Questo per dire quanto siamo fortunati, ahimè, abbiamo dovuto riavviare la diretta. Però ecco, quello che voglio dire, lo dico qua, ma lo scriverò anche per chi non è riuscito a connettersi, che comunque rimarrà registrata la conferenza del dottor Conte, e quindi potrà essere ascoltata e vista anche in differita, verrà caricata nel nostro canale YouTube quanto prima, questo è un lavoro della vicepresidente. E mi faccio portavoce appunto dei ringraziamenti, dei complimenti che ricevo. Una collega mi ha appena detto questa conferenza, questa lezione dovrebbe essere mostrata nelle classi, no? Nell'ora di educazione civica, ed è vero, e in effetti è un suggerimento che... È uno dei nostri sogni più grandi, di poter fare questa cosa, di portare questi contenuti nelle classi per raccontare alle generazioni di domani come difendersi. Quindi è un commento che mi fa tantissimo piacere. Assolutamente, grazie. È un suggerimento che raccolgo e che farò mio, che spero raccolgano anche altri colleghi. Poi è già tutto bello impacchettato in un'ora, quindi durante le nostre ore di DAD non abbiamo neanche tanto lavoro risparmiato, e sicuramente faremo tesoro, ecco. Quindi io direi che adesso possiamo salutarci. Io ringrazio soprattutto il dottore, ma tutti quelli che ci hanno supportato. Ringrazio anche Marco, che oggi che è il tecnico e che ha dovuto fare un super lavoro per riuscire a risolvere questi problemi, ma andremo avanti lo stesso. E abbiamo già in cantiere una prossima iniziativa, ovviamente ne verrete informati a tempo debito, perché ancora
in fieri, e quindi quando, se sarà possibile, quando sarà possibile, perché la situazione è talmente fluida che non sappiamo se e quando, e verterà sempre appunto sulle questioni legate al Covid e a questa pandemia. Sempre da un'altra angolatura cerchiamo di cambiare anche, no, l'angolatura da cui guardiamo le cose. E non mi dilungo oltre, se non ci sono altre domande, Cesare, io saluterei... Io saluto, ringrazio. Presenti, ringrazio. Grazie mille, è stato davvero un piacere. Sì, grazie. Possiamo chiudere la diretta e poi ci salutiamo.